vicino. Grazie. Oddio. Vado in mezzo alla folla. No, fatti vedere. Grazie. Vedi, vedi il pubblico com'è strano. La signora in seconda fila, bionda, appena sei uscito ha fatto così. Cioè ormai siamo diventati tutti romani, out, in, insomma, sì. Perché ha fatto così, signora? Non piace a lei, mi è piaciuto a milioni di persone. Grazie. Allora, grazie. Allora, guarda, io siccome rispetto... Non bisogna avere un rispetto assoluto della maggioranza, perché la maggioranza a volte fa fare delle grandi fetenzie in nome della maggioranza. Però quando c'è un verdetto così clamoroso, lei guardi, mentre sta facendo così, si fermi a metà, aspetti qualche anno e poi magari farà così. Grazie. Buona allora, sera. Mettiti stavolta in grembo, che qui ti vogliono interrogare tutti, Sì. Incomincia allora. Marco Mangiarotti, vai. Ciao Valerio. Forte, forte. Buongiorno. Ciao. Allora, tu qui rincontri una persona che alla finale di X Factor, un amico, Aldo De Luca, ti aveva... Di amici, scusami. Ti aveva... definito una persona triste. Stasera sei molto allegro. Vuoi dirgli qualcosa? No, io ho già incontrato il signor De Luca e l'ho salutato. Siamo anche visti a cena, neanche a farla apposta. Ma perché? Quest'estate. Che ho fatto? Che ho fatto? Cosa hai fatto? Sei tu. Ha detto che era antipatico. Ah, la finale di Amici, sì, è vero. Dissi che avevo l'impressione di trovarmi di fronte a un cucciolo di presunzione un po' antipatico. Però l'ho pagata perché per mesi sono stato inondato di email, mi hanno augurato di tutto e ad agosto su Facebook è nato un gruppo, paghiamo un killer, ammazziamo De Luca. E il primo giorno c'erano 67 iscritti, sono cresciuti, non l'ho più consultato perché se diventano troppi... Praticamente tu sei un morto vivente. Speriamo di no, Pippo. Vabbè, c'è una telefonata, vai. Pronto, buonasera. Buonasera, signora. Io mi chiamo Yolanda e chiamo da Catania. Guarda caso. Buonasera, infatti, un saluto particolare a lei, Pippo. Grazie, grazie. Allora, io mi voglio unire alla polemica di poco fa della signora. A me non piace Valerio Scanu. Non mi è piaciuto che abbia vinto lui, che era un altro il mio preferito. Ma la domanda è questa. Praticamente io, ieri sera non ti ho visto neanche tanto emozionato quando ti hanno detto che avevi vinto. Ma tu capisci l'importanza del palco in cui stai? O credi sia normale cantare in mezzo a big di cotanta carriera alle spalle? Ma lei... Scusi, signora... Ma adesso... Aspetta un momento che ti faccio una domanda internazionale. Sì. Per cui votaste tu? Cui volevo votare? Povia, a me è piaciuto Povia. Ah, ti piaceva Povia? Sì, perché... mi piaceva Povia. Io votaste Povia. Certo che votai. E sbagliaste. Attacco il telefono e batemmi. Dai. No, io credo che ciascuno debba avere la propria opinione assolutamente, però ammazza, le state selezionando tutti, pure le chiamate. Cioè, perché ho vinto per la maggioranza di voti arrivati. Mi sembra strano che fra le tante chiamate sia stata selezionata pure questa. No, Valerio, non fare il sardo, perché non sto facendo niente. Che noi abbiamo preparato la telefonata, se non te. No, non sto dicendo. Passatevene un'altra. Non sto dicendo quello. Passatevene un'altra. Pronto? Pronto? Chi parla? Ludovica da Roma. Va bene. Dica. Pronto? Mi sente? Buonasera. Allora, volevo sapere da Valerio se gli è venuto il dubbio che l'altro anno Marco Carta ed era ospite Maria De Filippi.
quest'anno la presenza di Costanzo e lui vince a Sanremo. Non ha pensato a un accordo tra favori, tra potenti della televisione, uno scambio di favori? Sì, le posso dire che non conosco personalmente Maurizio Costanzo, per cui non veramente non so che rispondere. Infatti non so, ho detto, se ti è venuto il dubbio, perché sicuramente no. Tu di queste cose non magari nemmeno no, assolutamente no. Credo tra che i potenti della TV. Il fatto che ci fosse Maurizio Costanzo sia stato deciso ancora prima di essere selezionato io per essere qui a Sanremo. No, guarda Valerio, faccio il difensore d'ufficio. Io penso che Maurizio, insomma, non avrebbe mai fatto un intervento a favore, è sicuro, guarda, ve lo dico conoscendolo bene, qualche cosa a me l'ha fatta, però perdoniamo, però ma sicuro che non l'avrebbe mai fatto Maurizio Pippo, l'intervento a favore. Volevo un attimo strammatizzare, non è nel suo costume e nella sua filosofia. Ma io volevo un attimo strammatizzare, intanto farti i complimenti, e parlando invece di Maria, che credo sia stata Maria De Filippi. Capire però, è perché sono molto raffreddata, chiedo scusa a te e al pubblico. Allora, no, io volevo chiederti se Maria l'hai sentita, Maria De Filippi, cosa ti ha detto, perché insomma molto credo tu debba anche al suo programma. Beh. E poi dopo da qui che cosa accadrà, perché c'è una vittoria, però poi dopo ci sarà una lunga crescita, per cui credo un disco, dei concerti, non so, farai dopo Sanremo? Sì, allora, rispondo prima, ho sentito Maria, era contentissima, era giustamente pazza di gioia. Perché non avrebbe dovuto? No, assolutamente. E poi, poi che dire, dopo Sanremo, adesso c'è già un disco che è uscito appunto venerdì, una tournée in fase di allestimento, per cui spero... Maria De Filippi conduce una trasmissione di successo, sì, nella quale sforna cantanti di successo. Viene Marco Carta, sardo anche lui, come te, l'anno scorso, e vince merito di chi fa un programma che porta gente che vince. Quest'anno porta il signor Scano, il quale vince, merito di Maria De Filippi, che è normale. Non è stato neanche così, perché... Giordano! No, scusi un attimo, finisco qua. Io, dopo aver fatto Amici, ho avuto un contratto discografico, per cui Amici mi ha dato l'opportunità di avere un contratto discografico. Il contratto discografico mi ha portato a fare dei dischi, a vendere questi dischi, e sicuramente questo è il motivo per cui io sono arrivato qui a Sanremo. Si parte sempre dal presupposto che chi guarda la televisione sia stupido e venga condizionato, sia facilmente condizionabile. Non è così. Quando Valerio è andato in scena ieri sera, credo ci fosse il 73% di share. È vero o no, Valerio? Sì. Ecco, vuol dire che il 73% delle persone che guardavano sono tutti stupidi, sono tutti condizionabili da Maria De Filippi, sono tutti condizionabili da Costanzo. Non credo che sia così. Credo che sia... è stato capace di intercettare un gusto popolare. Dai. Per il secondo anno consecutivo il festival ha vinto da un sardo. L'anno scorso Marco Carta, quest'anno sì. Tu hai sentito Carta, siete amici, vi conoscete, vi siete scambiati SMS. Sì. No, che lui, tu sei la Maddalena, tu sei un'altra cosa. No, però ovviamente ci conosciamo non benissimo, non ci vediamo spesso, c'è un rapporto di conoscenza veramente... Così, ciao, però... Ma che sei, sposato, fidanzato? No, non sono né sposato né fidanzato. Perché porco... Questa è la fede di mio nonno, eh? È un regalo di mia nonna. Che bello, che bello. Bello, carino. Io due cose volevo chiederti, Valerio. La prima è come mai un ragazzo giovane con tanto successo come te, perché tu veramente sei uscito da Amici e hai appunto il paese con te, come mai hai voluto venire al Festival di Sanremo? Nel senso, no? È un rischio comunque che hai corso. Primo, secondo la faccio così. Poi è l'effetto amoroso, nel senso quanto Alessandro ha raccontato. Venire a Sanremo, diciamo... Non ti sentivo bene. Allora, non dicevo, venire a Sanremo è stato deciso per una questione di... Magari andiamo a prendere una parte di pubblico che ci manca, andiamo a crescere. Comunque il palco di Sanremo, calpestare già questo palco... si respira aria di musica che viene da 60 anni, per cui sarebbe stata un'esperienza, oltre che artistica, un'esperienza di vita, per cui è stato questo il motivo per cui abbiamo deciso. Scusate, io devo dare la linea alle notizie del telegiornale, poi canti ovviamente.
Io soltanto faccio un appello per quanto riguarda Aldo De Luca, che è una persona che noi conosciamo da tanti anni, il quale è stato minacciato, come lui ha detto, addirittura di esecuzione capitale, perché aveva attaccato Valerio Scotti. Abbiate pietà di lui. Lui ha una famiglia, si è sposato 4 volte, non è giusto che manchi ai suoi. Quindi facciamo un applauso a De Luca, perché praticamente lo solleviamo dalla tomba. Capito? Ma assolutamente no, non mi sono neanche accanito. Anticipazioni io. Del TG. Entusiasmo per questo gran finale con il vincitore del Festival di Sanremo, Valerio Scanu. Grazie. C'è una domanda, abbiamo due domande e poi deve cantare, perché poi ci sfumano, Una domanda, ti aspettavi di vincere, visto che eri stato uno di quelli eliminati e poi ripescato? Stop. No. Ho sentito Alessandra Loroso un pelino incerta la sera che ti ha accompagnato, era più lei preoccupata per te o tu per lei? No, diciamo che io avevo già fatto due serate, cioè avevo già fatto qui due serate e lei era la prima volta... Per cui magari anche la tensione, anche un pochettino no, di responsabilità. Ma c'è una personalità fortissima. L'ultima, sì. via, non posso, non hai vinto. Hai vinto Amici, hai vinto Sanremo. Non ho vinto Amici. Secondo, vabbè, insomma, comunque, due grossi successi. Che cos'è che ti tiene con i piedi per terra? Sicuramente l'educazione da bambino, sicuramente quello. Carattere, non lo so. Lo incidi il duetto con Alessandra? Spero di sì, però non lo so. Allora, abbiamo concluso. Annuncio. Sofia, aspetta, lo devi fare bene, devi andare avanti. Sì. Devi andare avanti. Ma allora bella vado camminata avanti. Che non sei, mi metto davanti. Tu sei anche indossatrice, sennò... vai, giocatela bene. Sì, no, non sfilo, dai, lascio spazio a lui. Di Pier Davide Carone. Per tutte le volte che canta Valerio Scanu. Grazie. Per tutte le volte che mi dici basta e basta più non è. Non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore. Per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più non è. Ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il simbolo del male. Tutte le volte che è tua la colpa forse non lo è, ma il dubbio basta a farmi ritrovare quella voglia di gridare. Ma poi c'è una volta in cui scatta qualcosa fuori e dentro noi, e tutto il resto è piccolo come uno spillo impercettibile, come se un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo quel tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo che ci insegue, ma ormai siamo irraggiungibili. Tutte le volte che un pugno al muro nulla fa, perché questo dolore è dolce come il miele confrontato con il male che non ci fa. Che è successo all'audio? Adesso c'è. Allora, avanti, vai, fai a cappella, via, capire bene.
Vai, vai. Oh, pronto? E che fai? Vai. Un giorno freddo in pieno inverno, nudi non avessimo poi tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutto il mondo, l'universo che ci insegue, ma ormai siamo irraggiungibili. Grazie. E ancora, vai, l'inizio. L'inizio. Per tutte le volte che un pugno al muro nulla fa, perché questo dolore è dolce come il miele confrontato con il male che noi ci facciamo, se così potente è questo amore che ci difendiamo con tutta la forza, ma non basta quasi mai. Come se un giorno freddo in pieno inverno, nudi non avessimo poi tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti. Evviva Valerio Scanu! Grazie. Aspetta, aspetta. Aspetta. Grazie. Ma vabbè adesso.